Alex Nauz, sei bellissimo, mi vuoi sposare? Oh mio Dio, che cosa fai? Ma che schifo! No, bello, ma ti senti bene? Mi era stato richiesto di dire qualcosa di inaspettato. Ho detto una cosa molto inaspettata. Va bene, ormai l'hai detto, è stato registrato. No, Alex, era solo uno scherzo. Il tuo è prank, bro, Alex. Non era assolutamente vero. No, non va bene questa cosa. Comunque, qua, non va bene. Io sono indignata e offesa. No, era solo un prank. Chico ci sta mostrando il mostro che utilizzerò io per cercare oggi. Guarda come corre tutto, molto veloce. Adesso te lo devi subito togliere, non sei degno. Scusa, okay? Per niente al mondo. E voi vi dovete subito nascondere. La mappa andiamo è molto via, grande. Corriamo. Ci sono moltissimi luoghi dove potete inziccarvi. Potete non proprio avere dove andiamo. L'imbarazzo della scelta. Ci sono foreste, ci sono alberi, ci sono caverne. Io un po' un giro me lo sto facendo. Ma non puoi vincere, qui è sì, impossibile. Però uno non puoi sbirciare. Due, francamente ho paura di quel coso strisciante io, eh. Io vado dove voglio. E vi dico, non viene arrenderti. Vado anche invisibile, giusto per darmi un po' quella. No, no, invisibile no, però. Sì, non sì. Abbiamo neanche iniziato, non ti è fai giusto. Troppo paura. Mi sembra giusto comunque, cioè nel senso. Non adesso però, aspetta. La mappa è grande, quindi giustamente cioè stai io già cercando? Avere... Ma allora io ho già visto Cico che sta muovendosi no, come un imbecille. Vabbè, non ci dai neanche un secondo, ci dai, aspetta un attimo. Tu dovresti trovarlo il nascondiglio, non è che devi andare in giro un'ora. Ecco, lì. Così. Ok, ho fatto, ok, fatto, sono pronta, sono già la messo pronta. Puoi io partire per me. Credo di aver già visto tutti. Cioè, secondo me siete degli imbecilli, ma proprio pesanti. Ma eh, sei troppo veloce tu, però. Ma scusami, ma io devo stare un'ora. Ma tu sei pure invisibile, oh, non è giusto. Scusa, ma tu quando sei partito? Ma io sono partito quando mi sentivo di partire. Ho avuto questo ma messaggio non divino detto. Sì, ma perché, cioè, mi sono sentito lì. Questo attimo di voler ma partire. Ma ci siete tutti. Ho un presentimento, mi sei acceso il sesto senso. Ma mi sa pure a me, che mi sa che sono vicino a te, lo sai, piccolino Alex. Ma dove sei tu? Piccolino poi. Sei brutto come uno scarafaggio mostro. Oh, se mi spaventi, io... No, eh. Cosa? Dai, per favore, fammi... Dimmi che sei vicino a me così io vado via. Ah, facciamo, l'1, 2, 3 stella, va bene? Così io mi rendo conto, va bene? 1, 2, 3 stella. Ho paura. Io l'ho visto, Allora, interessante questa cosa comunque. Non mi hai visto, perché se no mi avessi preso. No, infatti tu sei sicuro di questo, no Alex? Non ti ho visto. Sì, però non dire così. Perché giustamente, cioè, se ti avessi visto. Dai, facciamo i seri, per favore. Ti avrei trucidato, invece giustamente. No, ma infatti tu dici, non mi hai trucidato. Non ti ho visto. No, mi sta salendo l'ansia. Due, tre, stella. Via, andate. Non mi vedere, ti prego. Via, nascosto. Beh, se ti avessi visto, effettivamente. No, però se fai così mi arrabbio. Vai. Ma aspetta un attimo. Non ho capito una cosa. Ma ci dobbiamo muovere anche noi o si deve muovere solo lui? No, era per tutti questa cosa, Io mi sono mosso, infatti. Anch'io mi sono mosso. Anna, io no. Mi fai ribrezzo, sei una barona, ok? Non si fa ma così io, scriviamo tutti nei commenti hashtag Anna Barona. Perché non si può. E non è barone rosso, è proprio barona nel senso che bara nel gioco. Alex, va bene, ho capito, mi muoverò di più. Torniamo a noi due adesso però, No, non voglio tornare, ma vai a cercare qualcun altro. Chissà se lasciami io so come ciliegina. Oppure no. Perché io potrei non sapere dove sei. Oppure potrei sto sapere. Sto già sudando freddo, ma è possibile che devo sudare freddo ogni volta? Eh sì. No. Me l'hai fatto proprio male, Ti ho fatto male. Adesso voglio fare male a un altro. Per esempio, mi piacerebbe fare male a quell'imbecille di strecato. No, perché io? Mamma mia, per un attimo ho pensato che dicessi me. No, strecato. Almeno stavolta non morirò per primo. Allora, 1, 2, 3, stella. Tre passettini. Oddio. Ho ruggito. Oh, ma che suono è questo? No, sei a fianco a me, altro che. Ma smettila di ruggire. Scusa, non lo faccio apposta, Lo sento vicino. È un brutto suono, smettila. È la mia voglia di uccidere questa. Aspetta. Cos'era? 1, 2, 3, stella. Tre passettini. Ho visto Alex. Sentito. Sei qui a fianco? Ho capito dov'è uno di voi. Sì. Dove si è messo? Uno di voi è nella casa fungo. Vai a cercare lì, Lion. Secondo me anche è lì. Oh, fai un 2 tesla. Fallo. 1, 2, 3. L'ha trovata. Ma io scappo. Non è servito un 1, 2, 3 stella qua. Ma qui c'è un cunicolo buio. Ma chissà se qualcuno si sarà annidato in questo buio cunicolo. Io ho paura del buio. 1, 2, 3 stella.
Ah, andiamo via. Non hai visto niente, vero? Ne mancano due da trovare. No, non ho visto niente. Sì, però... ma tu sempre invisibile, sai. Però è brutto. Certo, perché tu non hai le abilità requisite per sopravvivere. Se tu avessi acquistato il romanzo Il diario della fine del mondo, che è già preordinabile in tutte le librerie e naturalmente anche su Amazon, allora tu saresti preparata a sopravvivere. Ma cavolo, me lo dovevi dire che mi aiutava a sopravvivere anche qua. Guarda che bellezza. Ma quanto è solido, mamma mia. È veramente saccente questo, eh. Quindi preordinatelo per ottenere il poster che vi ho mostrato, che sul retro utilissimo nel 2050 questo, che dice che siete stati dezombizzati. E questa cosa qui, fidatevi delle profezie. Penso che un giorno potrebbe servire. Sì, 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 sì. 1, 2, 3. Stella. Basta! Ti prego, non farmelo fare più. Come torna mai? Visibile almeno. No, voi siete invisibili, quindi anche io devo essere visibile. Non sono mica da meno, sì, ma ogni tanto, cioè, noi ci muoviamo e diventiamo visibili. Anche tu ogni tanto potresti. E poi tu sei bravo a cercare. L'importante è prendere sempre le prede alla sprovvista e sturarle proprio. E come hai fatto con me? Non si fa così, però. Con brutalità. Non sei dietro di me, vero? Che nascondiglio indecente ho trovato. No, qua non si vede nulla, ragazzi. Nascondiglio illegale. No, no, vieni via da quel nascondiglio. Teglietelo per dopo. Questo è perfetto, eh. No, io adesso non riesco più a uscirne da qui. È nascondiglio più nascosto della vita. Ma tanto non ci siamo lì noi, figlio. Oh, mi prenoto io per dopo, mi prenoto io. Va bene, però io adesso devo... Aspetta. Ok? Ma dove ti sei cacciato? Vabbè, devo uscire. Mamma mia, che brutto nascondiglio. Sei totalmente incastrato? Totalmente incastrato. Non è meglio che cammi nascondiglio anche per dopo. Lo vedo, non sei invisibile. Sono... adesso sì, però. Chico, dimmi un po'. Ok, dimmi. Sei per caso in casa? Secondo me sei in casa. No, sono all'aperto. All'aperto. 1, 2, 3, Stella. Ah. Oh, che è? No, chi hai visto? No, hai visto? No, sono solo caduto. Qualcuno ha visto? Ah, ok. No, aspetta, aspetta. Ma mo sfrutterò l'altezza a mio vantaggio. 1, 2, 3, Stella. Vai. Io sono stato lì. Oh, no, dovete fare 3 passi, non 1, Cioè, no, io ne ho fatti 50. Ne ho fatti 3. Non vedo nessuno. 1, 2, 3, Stella. Ho visto qualcosa. No, chi hai visto? Sulle tracce ha trovato qualcuno. Rifallo, rifallo un te, rifallo. 1, 2, 3, Stella. Sono morto, sono morto, sono stramorto proprio, sono stramorto. Ma perché l'hai fatto? Scusa, io non lo faccio più, te, Stella. Okay. Dai, non è giusto, perché lui non mi ha ammazzato senza invisibilità? Cos'è questo? Perché pensavo di esserlo. Ho trovato un altro nascondiglio indecente. Ma quanti ne hai trovati? Segna tutto, che fa comodo per dopo. Però mi manca da trovare il più brutto di tutti, quello che non piace a nessuno. E nessuno. Io pensavo che mi avessi visto poco fa. Nessuno lo vorrebbe mai trovare, però purtroppo io devo trovare tutti, anche te, Streccato. Quindi dimmi, dove sei? Sei all'aperto? Sei al chiuso? No, all'aperto, e quando eri in alto io ti vedevo. Quando io ero in alto, sei in alto anche tu per caso? No, 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 mostro. Assolutamente, sono proprio in basso. Sei in basso, aspettando che qualcuno arrivi e ti sputi in testa per caso? No, ti prego, non voglio che succeda quello. Ma potrebbe, perché tu lo meriti di brutto. Dimmi un indizio di più che non ti trovo, dai. Guarda, io vedo sia Anna che Chico che Alex. Beh, siamo all'aperto noi. Vabbè, però noi stiamo volando. Ma perché sono particolarmente vicino. Allora, mi hai detto che non sei in alto, però. Questo qui è un indizio. No, non sono in alto. Sei in basso, non è che sei nel tronco. No, qual è il tronco? Non lo conosco. Ma c'ero io lì. Infatti non vorrei che magari, sai, papà e Ciccia. In due non si può stare vicini. Fai un 2-3 Stella. Ecco, facciamo 1, 2, 3 Stella. Ma quanto fego! Anche io qua. Vabbè, io dico niente, io non dico nulla. L'hai visto? Hai fatto un grave errore. Cosa hai visto? Secondo me hai fatto un passo di troppo lì, Ti prego, sono scivolato. Tu volevi scivolare, ma hai fatto un brutto errore. Posso io scappare? Correrei più brutto fossi in te. Sugrammato, sì. E adesso devo abbandonare le mie vesti da mostro per dare spazio a un altro mostro. Anna vuole venire a nascondersi con me. Quindi sì, ti prego, scelgo io di far cercare a te, Chico, va bene? No, sarai di tu. Nuovo, va bene, io voglio nascondermi. Allora, io con solo te. Sono pronto a sentire lacrime che fioccano dalle tue guance. Tu inizierai a fare: uè, non trovo
10. No, ragazzi, state attenti. No, 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 mi sono schioccato le dita. Schiocca non le balle, pisello. Vai in un angolo. Guarda questo muro, vai pure. Bravo. A lui può diventare invisibile. Allora, certo, vi do dei posti. Dunque, Anna, tu rimani con me. Rimani, aspettami qui. Alex, va benissimo. Estrecato, venite con io me. Io volevo andare lì. Allora, vedete qua sotto. Basta che sia un posto bello. Vedete qua, secondo me questo non è un posto. Ma è possibile, aspetta, fammi questo vedere. Questo è serio, fidati che bisognerà capire, ma... pagherà. E prima ho controllato non c'erano porte. No, no, fidati, fidati, ci deve essere una porta. T'hai preso paura. Non diamo indizi a lui, però, mi raccomando, siamo... almeno uno, dai. Assolutamente no, niente gli dobbiamo dire. Probabilmente si entra da... no, ma non si è, passa, è entrabile, non è entrabile. No, questo posto secondo qua me è super entrabile, invece. Ci sarà un pulsante segreto. Ma cercando pulsante, esatto. Sicuramente. Ma forse è qua. Vabbè, no, facciamo così. Alex, vieni con me, ti porto in un altro nascondiglio serio, per quelli come te, adatto a te. E io dove rimango? Allora, Alex, buttati, hai capito dove? Vieni qui. Sì. Ecco, buttati, ma dove sei? Ma dove sei tu? Imbecille, ho capito dove, non sai dove sono? Ma io sapevo dove eri, ma dove sei andato adesso? Tirati dall'altra parte, idiota, imbecille, cretino. Amico Lion, vattene fuori da me, no, vattene, no, immediatamente. Dimmi dove devo vattene buttarmi subito, io non ti voglio vedere mai più, Alex. Mai più, vattene, vattene. Ma l'hai ucciso tu, imbecille. Ci vengo io lì. Vieni tu, stregato, sei meglio di Alex. Alex, sei veramente un roito, eh. Ah, scusami. No, fai popo cacare. Stre, capito? Devi, capito? Vai. Ma non è che cazzo. Zitto, vai. Vai! Perfetto! Perfetto! È perfetto! Lion, presto! Abbiamo poco tempo! È perfetto quel posto! No, Stre, sei un imbecille! Sei un idiota! È difficilissimo! Dai, ma uno col cervello che funziona non c'è oggi, è impossibile! Ci sono io, ci sono io, ci sono io! Ok, allora, siccome Alex non è più amico mio, me lo ignoro completamente. No, ti prego, quindi mi nasconderò da solo e perderò. E invece io e te, Anna, andiamo qui, vieni, segui me, mi raccomando. Ma come hai fatto a salire là sopra? Volicchia un attimino, dai. Ok, va bene. Cosa vuoi che faccia? Senso, volicchia? Dai, zitto tu, nessuno ti ama. Ok, adesso, Anna, entra dentro, brava. Ci sono. Ok, adesso ci penso io qui a sistemare il lugar. Allora. Ok, però mi racconti, devi accucciare bene, Sì, naturale, naturale. Ah, tu Cico sei pronto, giusto? Ma io sono pronto da 20 minuti, ma sono già carico. Premiti un pochettino che chiudo la porta, aspetta. Ok, ecco. Ma dove vi siete messi? Allora, questo qui è un lugar esagerato. Siamo tutti nascosti. Siamo veramente ben nascosti. Allora, Cico, puoi, per quanto ci guarda, sì, iniziamo. Super partire, ti dico, assolutamente sì. Assolutamente sono super sì partito, anche un super duper partito. Assolutamente Lion, sì. Lion. Dimmi, Ananas. Qua. Non qua fare rumore, non si vede nulla, stai buona. No, stai no, qua. Stai zitta, vai in un angolo. Lì, stai lì. Ma non si vede, stai ferma, non c'è nulla. Allora, stai lì in una... dove? Oh, datemi un indizio. Stai zitto qualcosa anche te, nessuno ti ama, ti ho detto. Sei odiato da tutti, fai schifo. Anna, stai ferma nell'angolino, nessuno ti ama, neanche va tua bene, mamma. Va bene, okay. Uno almeno sì. No, no, proprio 0, nessuno. Ok, cosa... ok, adesso basta, mi devo concentrare, mi stai sconcentrando. Fermati, Anna. Ma anche lui deve fare un 2-3 stella? Anna, allora, non stare contro le pareti, perché ti si glitcha e ti si vede. Hai ragione. Ok, perfetto. Allora, Cico, noi siamo qui che aspettiamo il tuo arrivo, sinceramente. Guarda, io sono già a fianco a te, tu non lo sai, sono invisibile. Ah, mi sembra qua che gli occhi si stanno già gonfiando di lacrime, comunque. No, ti dico la verità. No, perché li ho asciugati prima, non si stanno gonfiando. Ah, ok, li hai seccati. Lion, ma l'hai portato il boccione per raccogliere le lacrime? Beh, sì, è un bel barilozzo. Ne servono due. Due barilozzi li portiamo sulla testa, mamma mia, bel barilozzo. Sì, dai. Di pianto. Ho un bruttissimo presentimento. Allora, guarda, io spero che tu, Alex, muori tra atroci sofferenze. Che Cico ti divora proprio. Che cattiveria. Io gli divoro tutto, sì. Io lo sento che è qui, lo sento la puzza. Però Cico, cioè, ti dovrei dire, noi ci stiamo annoiando comunque, Beh, allora, siete tutti a noi sempre, perché io faccio schifo, però mi hai scelto tu. Cioè, allora, no, tu non puoi dire faccio schifo così. Allora, mi sembra già che stai piangendo, sinceramente, così. No, non sto piangendo, mi sto dicendo la verità da solo. Allora, noi stiamo qui che stiamo aspettando che tu ci trovi, non possiamo stare okay qui per sempre. Devo dire aspettando. Devo qua dire così, sono forte, ci riuscirò, mi trovo adesso. Ok, credere in se stessi. Più convinto. Guarda, se mi trovi entro un minuto, vinci il nuovo cappellino supremo swag, Lionico. Oh mio Dio. Bellissimo. Allora, in tutte visto le edicole lo trovate. Voglio vincere, ti dirò una cosa. Certo. Per caso hai messo del legno? Assolutamente no.
perché qua c'è un legno di diverso colore. Mi sarà parte della mappa, non mi sembra una cosa strana, sinceramente. Ma mi ha anche messo in direzione diversa. Ma sarà comunque parte della mappa. Ma non è mica illegale, Alion. Sta compenetrando un altro blocco. Allora, mi stai accusando di aver fatto qualcosa di illecito per caso? No, no, sto solo ipotizzando. Ecco, allora, non ti permettere perché ti parte subito. Ma tu non sei chiamato per fare ipotesi, sei chiamato per cercare. Per cercare, quindi vediamo di cercare invece di fare. Però si vede un buco in questo buco qui e vedo una luce dentro. Vedi malissimo, secondo me. Ma proprio male. Allora, vola se via, clicco via, c'è via, nulla. Ok. Clicca, clicca, clicca di brutto. Clicca di brutto, clicca di brutto perché guarda, sicuro. Non ti ho visto. Ma cosa hai visto? Hai visto malissimo, hai visto, eh? Ho visto una persona che sta svolazzando come un uccello. Sono lamentele qua, eh. Ah, qui non ci sono persone che volano, non sappiamo volare, non abbiamo le ali noi. Qui c'è gente che piange, secondo me, ma questa cosa non trova nessuno. Guarda, no, sinceramente, ne avevo anche idea, che questo pianto. Ho sentito! Ti ho sentito, hai messo un altro blocco, ma se ti hai sentito tac. Allora, questo non ero io, sarà stato sicuramente Alex. Alex fa veramente schifo. Non avessi messo un blocco. Probabile, io. Lui mette sempre blocchi. Alex, aspetta, sì, però, qui sento puzza di qualcuno. Ah! Lo sapevo, era lui. Io, guarda che schifo, si stava anche riparando dietro le cose. Ti rendi conto, Cicco, che persona? Sì, ma è proprio un maledetto. Un maledetto, un blocco, un maledetto, veramente un maledetto. Un maligno, però non è finita qui perché manchi te proprio. Anche Anna, io e Anna siamo insieme. Manca anch'io. Manca anche è vero, anche Stre. Cioè, non hai trovato nessuno. Tempo passa. Fai proprio cagare, amico mio. Aspetta, mi dimentico. Allora, facciamo così. Poi questo un po' così. Oh, non serve, non, non serve. Sei diventato mostro, vero? Assolutamente, nel modo più assoluto. Non questo... siamo ancora a quella parte, però. Come ti permetti di dire che Lion è un mostro? Ecco, prima di tutto, grazie, Anna. Aspetta, però. Prego. Mi sento puzza, sento fetto. Guarda, ma non è invisibile lui. Alex ha scorreggiato, probabilmente. Stai attento perché. È stato lui. Oh, ho sentito qualcuno fare un rutto. È stato sicuramente Alex. Alex, smettila di fare. Sono sempre io. Esalazioni puzzolente dal tuo corpo. Lion, mi rincorre il mostro. Era lui che mi dispiace, Estrella. Ti deve toccare, mi sa. Anna, ma diveniamo invisibili, così siamo più tranquilli. Ho paura. Vai. Cos'è? Come invisibile? Come voi con la cosa, no? Con la scatola. Ah, ok, sì, così è giusto. Allora, cos'è? Io non posso usarla? Eh? No, 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 puoi fare tutto. Fai pure ti trovo lo stesso, non preoccuparti. Cos'è? La puoi usare solo tu? Eh? No, no, cosa stai dicendo tu? Io non ho detto niente di tutto questo. Cos'è? A me non mi è consentito? Eh? Ma certo perché che non è consentito? Io non ho detto niente. Stai facendo gli stessi diritti di tutti gli altri. Mi stai discriminando rispetto a te che sei scarso? Ma non ho fatto nulla. Solo perché io sono più forte di te, allora non posso usare la scatola invisibile. Ma stai facendo tutto tu. Scrivete nei commenti hashtag Free Lion, perché non è possibile così. Non finirò in galera. Che giustizia. Gli insegnanti non ti capiscono. Free Truce Baldazzi. Ecco, mannaggia te. Ma poi addirittura. Forza, trovami se c'hai il coraggio. Io sento una puzza dentro questa casa, Alex. Perché a un certo punto è comparso un portone di legno. Sempre io questo. Ma la smetti di inventarti cose. Evidentemente hanno chiuso la porta perché hanno saputo che vai in giro tu. Però perché lì c'è una grata palesemente? Ma cosa, ma cosa si chiede? Ma sei scemo, cioè. Ho visto una sei deficiente. Che ha fatto? Che c'è? Devi stare ferma, cretina. Ma eri te che ti muovevi, scemo! No, eri anche te! Non fatevi prendere! Evacuate, evacuate! No, non puoi entrare, non puoi entrare, non ho capito niente. Come si fa il telecomando? Questa è una bella domanda. Ci sta ruggendo fuori casa! A te piacerebbe una risposta, ma non lo terrai, Lega Balls. Neanche se tu comprassi tutta la collezione di cappellini l'avresti. Pisello, moscio, che non sei altro. E continua allora, a essere uno stupido. Allora, il cappellino lo devo vincere, Lion. Devi stare tranquillo. Stai solo disturbando. Non stai essendo utile a niente. Sei uno scarso, fai schifo. Stai disturbando con i tuoi rumori. Come si apre questa porta? La sto per prendere a testate. Allora, se vuoi, guarda, ti do un fazzolettino grande per le tue lacrime da bimbo. Bimbo, uno, vieni fuori. No, vieni dentro tu. Cioè. Allora, il mio omino sta ruggendo. Ma io mi ti sento, sei lì fuori che piangi. Sta a fare anche lui così. Le lacrime. Allora, io ti giuro che non voglio piangere. Mi sta piangendo addosso. Mi sto rifastidendo pure io molto, sinceramente. Dai, portate entra. Un camion cisterna per tutte queste lacrime. Perché guarda, è cioè, una situazione imbarazzante, eh. Oh, si possono rompere i blocchi. Oh, hai visto? No, è male però per voi, No, no, però c'è una grata. Dai, non ci posso credere. Beh, secondo me non c'è questa grata che dici tu, Non ma penso. Ma sono qui davanti. Oh, però c'è un cancello. Avvicinati alla grata, vieni. Ma neanche per idea proprio. Ah, vieni qua. Sì. Vai anche sulla porta. Tranquilla, non sarà niente. Aspetta, so io come arrestare la sua corsa sfrenata. Ok. Io sono, guarda quanto è brutto.
È brutto, aspetta, aspetta, aspetta. Serve un'arma più, più forte. Un ma attimo. È brutto immortale come. No, è sempre quel film di zombie dove ci sono gli zombie che si lanciano sulla. Ah! Questa è seria, questa è seria. Non seria più, aspetta. Ti serio un attimo. Come si fa a usarlo? Non puoi. Aspetta, adesso, adesso spara un attimo. Aspetta che ora spara, eh. Aspetta che sta sparando. Evacuate da lì. Cosa hai fatto? Rammato all'improvviso. Mi ha rotto il gioco. Davvero? Wow. Ero strarotto il gioco, però sono tornato e sono più cattivito di prima, esatto. Guarda come passassi il tutto buggato nella mia grata. Sto maiale maledetto. Ma no, tu hai no clippato perché non si poteva passare. No, come... si poteva trasportare, mi hai detto tu prima. È tornato qualcuno qua deve... No, no, uscite. Waus, waus. Hai presa la banana. Mangiato. Non mi piace questo gioco qui, non mi piace. A me piace abbastanza. E sai cosa mi piace di più? Che è finito il video e non c'è il preso. No, no, aspetta, stai fermo, stai fermo. Stai fermo lì. Attenta, Anna, sta tornando. Attento dietro. Lo acchiappo io se viene quel mostro puzzolente. Sento ruggire dietro. Anna, vola via, me. Vola via, scappa. Tanto è finito il video. Scappo anch'io, Suca. Dove mi sembra, se... No, non sei scappato. Ah, Suca, Suca. Bene, ci fermiamo. Mi raccomando, venite stasera in live alle ore 19 sul sito Viola. I cappellini li trovate in edicola. E invece il libro da preordinare, link in descrizione nel primo commento. Mi raccomando, non perdetevelo, che è super figo. Ne parlerò meglio nei video che seguiranno. Tanto voi siete sempre qui, noi siamo sempre qui. Ci vediamo stasera alle 19 in live. Non mancate, Lion Out! Ciao!